com'è essere un caregiver? Cioè, come si sente lei? Cosa... Prima di tutto lo devi fare volentieri col cuore, prima. Deve sentirti un po' responsabile della persona che, in questo caso mia zia, che lei è sola, vedo che siano soffriti così, è la stessa struttura, quindi se qualcuno ha bisogno di prendere delle decisioni, giustamente... Andiamo insieme, io le prenderò insieme, o l'infermiera, o il medico, quello che è, hanno bisogno di queste cose. Però è un po' anche una responsabilità. Che consigli darebbe a un caregiver? Non ho capito. Che consigli darebbe a un caregiver? A un futuro caregiver? Quello che fai, lo fai col cuore e fai a loro quello che vorresti che facessero te, invece di parlare con te, perché diventano deboli, diventano sensibili e fragili, specialmente anche solo, vedi, come dico, dargli un attimo da presenza o anche quale compagnia, insomma. L'ho sempre aiutata anche quando era con nessuno. Adesso è qui, purtroppo è qui. Che nella sua esperienza la parte più difficile da affrontare. Per adesso, diciamo, a livello, secondo me, le cose più difficili sono andare a quando ti trovi con dei problemi, magari di salute, che vai in un ospedale, devi decidere, diciamo, devi prendere una decisione, per un esame, magari lì ti senti un pochino più paura. In questo caso qui, quello che faccio, come dico, io lo faccio veramente. Io sono anche un ex host, quindi e mi batto su lei che la trattino bene e che il rispetto della persona, dell'anziano, è nero zero.